Prima di aprire il canale YouTube, la verità è che ho provato a fare un videogioco. Sigla. Ciao ragazzi, sono Zerganti e benvenuti in questo nuovo video. Mi verrebbe da dire di Vitamina Gaming o di Mighty Drop, capirete poi andando avanti nel video il perché. È un periodo un po' che non vi parlavo un po' delle mie cose, delle mie follie, e sempre inerenti chiaramente al mondo videoludico. Prima di aprire il canale YouTube, veramente prima di aprire questo canale YouTube, perché poi io in passato ero già partito con i miei deliri personali che ho poi praticamente mezzo cancellato, avevo iniziato un piccolo percorsino da autodidatta, convinto che insomma fosse un percorso, bastava tanta voglia di volontà e olio di gomito per poter fare e realizzare i miei sogni per creare un videogiochino. Chiaramente io ero partito con piccole ambizioni, no, assolutamente. Partiamo con un Metroidvania, certo, perché no, avevo già creato tutto, avevo raccattato l'amico che mi sapeva disegnare, che mi sapeva fare le sprites, le art, avevo raccattato invece l'altro amico che invece poteva supportarmi, aiutarmi a trainare un pochettino programmando e studiando come Unity, perché avevamo scelto chiaramente per iniziare una piattaforma Unity. Avevo già creato anche l'azienda, la Mighty Drop, ovvero la goccia, che poi si è rivelata essere di fatto nel momento in cui ho conosciuto Crystal la stessa cosa, destino. E ci eravamo messi lì a dire: benissimo, andiamo su tutorial su YouTube e ci facciamo tranquillamente un 2D platform Metroidvania. Tanto che cosa servirà mai? Ragazzi, non lo fate, ecco. O meno, non è che non lo fate. Sappiate che non si può partire in questo modo qui, a meno che voi non siate dei geni, ecco. Io nel mio caso, o abbiate chiaramente delle conoscenze pregresse. Io non ho mai, 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 mai studiato su queste cose qua. Non ho mai smanettato su Unity, C++, linguaggi, macchina, un cacchio. Quindi parto da zero e mi rendo conto che anche nei tutorialini di Unity, che comunque vi lascio in descrizione, sono molto ben fatti, a prova di cretino, cioè comunque anche uno come me che chiaramente non aveva mai approvato e approfondito, qualcosina io ero riuscito a fare, cioè io i loro tutorialini, i loro esercizietti dell'omino che si muove su un piano e che puoi muovere con WASD, l'avevo fatto, Ci avevo messo tipo 2 settimane per farlo muovere, però era una cosa che mi aveva dato un sacco di soddisfazione, ho detto vabbè dai basta lavorare che si va avanti. Però abbiamo dovuto subito dopo ridimensionare tutta la questione perché ci siamo resi conto che sì, ok, sono riuscito a far muovere l'omino da A a B, a prendere una monetina e a riuscire a mettere il counter in alto a destra del fatto che tipo qua c'era monetina più uno ogni volta che... È veramente un lavoro mastodontico ed estremamente complicato. Allora abbiamo detto: qual è la cosa più facile di tutte da poter fare con un videogioco? Uno space shooter idle. Quindi una navicella spaziale che va dritta, non so come spiegarvelo, che va dritta, spara, si muove soltanto in questa direzione, non la facciamo neanche muovere in avanti e indietro, ma solo in questa direzione. Arrivano le navicelle e noi dobbiamo sparare, andare avanti e superare i vari livelli. Tanto che cosa ci vorrà? Questo lo fanno tutti. E poi pensate la genialità, no? Vabbè, tanto una volta che l'abbiamo fatto, lo buttiamo su Apple Store, lo buttiamo su Android Store, che tanto hanno un attimo, basta che corrisponde ai requisiti. Sì, certo. E boh, ci siamo fatti le vacanze, no? Ci paghiamo tutto, col giochino pubblicizziamo, è fatta. Utopia, benissimo. Allora mi era messa lì, avevamo fatto sta bellina navicella, che l'avevamo trovato degli sprite online un po' free, l'avevamo messa lì e ok. Mo come la muovo in verticale? Io so muovere solo le cose in orizzontale. E allora vai, cerca il tutorial. Ti rendi conto che in verità tu non stai muovendo lei in avanti, ma è il mondo che va verso di lei, giusto? Quindi è come mettere due rullini e un... ed era un continuo rivedere la stessa immagine dove sopra lei ferma, cavalcava tutto quello che arrivava. E poi falla sparare e mettili l'hitbox. Ragazzi, io ho... A questa esperienza, che chiaramente poi è morta perché uno, il mio amico, ha detto: vabbè, raga, cioè, ciao, io c'ho da fare, c'ho da lavorare. Io, che ero con la bavetta alla bocca la notte, tornavo dal lavoro ed ero lì, mi dovevo mettere a programmare, parolone, a imparare come fare. È finita purtroppo lì. Però mi ha insegnato tantissimo. Innanzitutto, la prima cosa è che se uno non si butta, le cose non le capisce. Cioè, se uno non si butta veramente e non si informa e non si documenta su ma che cosa serve per fare un videogioco, chiaramente da solo o in 2 persone, con Unity o con i mezzi che una persona normale o comunque un po' skillata ma non,
livelli professionali può fare, allora lì vi studiate un pacchettino, vi capite che ci sono dei programmi che vi possono aiutare, sono un sacco di tutorial, ci sono dei corsi che possono essere molto interessanti, e cominciate a comprendere la difficoltà, avendo visto quanto è difficile fare una cosa piccola, la difficoltà del mondo e del gaming in generale, cioè del creare una AAA. Quanta gente ci lavora, quante persone fanno una roba sola, che però va a incastrarsi esattamente. Se uno come me era impazzito per riuscire a fare una linea a un omino che camminava su un piano, immaginatevi un The Last of Us o roba di questo tipo. Secondo, che comunque capire le meccaniche e capire il funzionamento ci può anche stimolare a qualcos'altro. Da quello che per esempio è stato me, io mi sono reso conto che ok, non posso prendere questa strada perché è troppo complicato per me, non ce la faccio. Avrei potuto se mi fossi impegnato, chiunque può fare qualunque cosa, ma nel mio caso era una cosa che forse in cui non credevo neanche troppo e non era neanche troppo il mio sogno, però mi è piaciuto provare. Però io voglio parlare di videogiochi, allora perché io non apro un canale? Cioè da lì che poi è nato il canale Zergantis, che poi che si è evoluto chiaramente in tre nomi diversi, dal desiderio di voler parlare di videogiochi, aver visto un po' come funzionano e di approfondire questa enorme passione che comunque in qualunque forma e in qualunque modo era sempre presente nella mia vita, o lì, o dalla musica, o dal parlare, o dal giocare con i miei amici. E quindi c'è stata un'evoluzione, già partendo da quello. Terzo, come si scrive una storia e come si scrive un personaggio. Nel primo progetto, quello del fantomatico Mighty Drop, che appunto è rimasto lì, comunque l'idea e il project base di questo personaggio molto, molto alla vita da slime, che comunque poteva, ora non mi ricordo, poteva modificarsi cambiando poteri, andando avanti in un mondo appunto Metroidvania, aveva avuto una fase veramente bella e veramente stimolante di progettazione, di lore, di storia del personaggio, che poi tutto sommato mi è venuta bene e mi sta venendo bene perché è un'esperienza che già ho vissuto e che adesso sto sperimentando per quanto riguarda la scrittura, anche se chiaramente ragazzi sempre umile TM Trademark, del mio manga che sto progettando e che stiamo disegnando e portando avanti. Lo trovate nel banner ogni mese, il 15 più o meno esce, tra una decina di giorni esce il banner nuovo con la striscia nuova del manga con Nami Nielart. E quindi diciamo che avendo già provato, poi questo può essere anche ragazzi, magari avete provato a scrivere un libro, ma avete provato a fare storie, avete scritto canzoni, robe varie, questo può influenzare chiaramente, ma nel mio caso tutto quel pacchetto, tutta quell'esperienza lì tra programmazione, ideazione e amore per il videogioco è scaturita in un fallimento, poi parleremo anche dei fallimenti in un altro video perché secondo me è importante, che però dal suo guscio rotto ha fatto germogliare una cosa che mi sta rendendo veramente felice, che è il canale YouTube. Quindi ragazzi, esperienze, fate tutte le esperienze possibili, sbattetevi, non mi piace questa cosa ma come funziona? Siate curiosi, provate, anche se io ripeto, nel mio piccolo questa è una cosa che mi ha stimolato da matti e ha portato solo cose positive, e laddove fossero state comunque negative come il fallimento, nel lungo periodo, medio e lungo periodo, sono comunque risultati positivi. Io ragazzi vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, ho distrutto tutto, lasciarmi un like, seguirmi anche su tutti i miei altri social, vi ricordo che sono live lunedì, mercoledì e venerdì alle 21.30 su Genshin Impact su Twitch, e la domenica alle 21 con Just Chatting, che ci divertiamo come dei matti, parliamo di tutto, anche di questo, mentre gli altri giorni della settimana probabilmente sarò live al pomeriggio sempre su Twitch, ma ve lo dico prima su Instagram, quindi andatemi a seguire anche di là. Vi auguro una buona serata e United State of Zerga. Ciao belli!